Quando una persona non esperta scopre i nostri telescopi, ci chiede: ma serve veramente tutto questo per osservare il cielo? La risposta è ovviamente no, ma quando vogliamo fare astrofotografia, il discorso cambia. Infatti, per registrare le migliori fotografie di oggetti deboli come galassie, nebulose o ammassi stellari, è necessario registrare tempi di posa molto lunghi. Per farlo non bastano un telescopio e una macchina fotografica, ma sono necessari anche diversi accessori per astrofotografia, come una camera di autoguida, un sistema di messa a fuoco elettronico, il tutto comandato tramite il nostro Eagle, dove andremo a installare il software per astrofotografia. Una tipica sessione di astrofotografia a lunga posa richiede installazione del telescopio sul campo, allineamento polare, allineamento della montatura sulle stelle, puntamento dell'oggetto da fotografare, avvio dell'autoguida, selezione del filtro, messa a fuoco di precisione, cattura di molte fotografie, se necessario cambiare filtro, mettere nuovamente a fuoco, catturare nuovamente fotografie. E questa serie di eventi vengono effettuati dall'operatore durante la nottata ed utilizzando i vari software di astrofotografia. Ma per fortuna esiste una soluzione più pratica, i software di automazione per astrofotografia, come Sequence Generator Pro, Voyager o Prism, che automatizzano tutto questo funzionamento, lasciandoci ad esempio più tempo per... Ora, che vi piaccia o no, in funzione di come volete utilizzare il vostro telescopio, questo metodo è perfetto per l'astrofotografia in quanto massimizza i tempi di cattura ed è perfetto per l'utilizzo col nostro Eagle, dove il basso consumo e la perfetta gestione dei cavi, di controllo e di alimentazione consente al vostro telescopio di muoversi liberamente, evitando il problema dei cavi che si possono staccare o aggrovigliare, mentre voi potete... Così abbiamo installato Sequence Generator Pro nel nostro Eagle, impostato una sessione di cattura automatizzata. Il telescopio è pronto, andiamo a fotografare. Ok, siamo arrivati sul campo, cominciamo a preparare il nostro telescopio. Grazie ad Eagle, trasportare ed installare il telescopio è più semplice in quanto tutti i cavi e i diversi accessori sono già montati. Aperto il treppiede ed installata la montatura, posizioniamo il tubo ottico e quindi la nostra camera di ripresa con guida fuori asse e ruota portafiltri. Installiamo il modulo ambientale ECHO con la fascia anticondensa ed effettuiamo il bilanciamento dei pesi. Ora siamo pronti a fotografare. Abbiamo allineato la montatura, questa è la stella polare, abbiamo utilizzato un pole master, poi abbiamo la nostra autoguida già pronta e funzionante. Ora andiamo ad attivare il software Sequence Generator Pro per effettuare la cattura completamente in automatico. Abbiamo già preparato i file e la sequenza che vogliamo registrare ed è tutto pronto per essere attivato. Ok, clicchiamo il bottone per far partire la ripresa e Sequence Generator Pro prima di tutto va a spostare il telescopio puntando il target che abbiamo impostato e esegue il cosiddetto plate solving, quindi cattura una immagine, la confronta col database stellare e allinea perfettamente la montatura. Quindi fa partire la messa a fuoco automatica e praticamente controlla il focheggiatore e verifica la dimensione delle stelle per diversi passi del focheggiatore. Quindi Sequence Generator Pro esegue la cattura delle immagini utilizzando i filtri della nostra ruota portafiltri sulla base della sequenza da noi impostata, mentre l'autoguida corregge gli eventuali errori di inseguimento della montatura. Fantastico, ma lo volete vedere il risultato? Eccolo, la galassia NGC 7331 in alto a sinistra con il quintetto di Stefan in basso a destra. Spettacolare, vero? Abbiamo elaborato questa foto con il software PixInsight. Per finire, una breve considerazione personale. Se fotografate da casa, probabilmente andrete a dormire, ma quando mi trovo davanti a questo spettacolo e il telescopio esegue le fotografie che ho programmato, ho tutto il tempo per viaggiare tra le stelle.